Salve veri temerari, io sono Caverna di Platone e in piena rivalutazione e in questo video recensirò per voi il primo episodio di Berserk. So che anche voi, come me, siete ansiosi di sapere come è venuta la nuova incarnazione animata del capolavoro manga di Kentaro Miura, quindi guardiamo l'episodio, diamoci tutto. Vabbè, comincio con la storia della profezia, vediamo Farnese, Shilke, tutto in CGI? Non so. Vabbè, la sigla. Sicuramente la sigla ci casa, dai. Sono confuso perché la sigla racconta tutta l'età dell'oro, racconta tutta la storia di Gatsu, ed è emozionante, però ha una canzone adatta a qualsiasi altro tipo di shonen bimbo minchia, ma non a Berserk. Vabbè, è ancora presto per giudicare. Andiamo avanti, guardiamo l'episodio. Vabbè, hanno introdotto anche Isidoro e Pac. Mi sta bene, però voglio vedere i mostri, voglio vedere il conte, voglio vedere Lost Children, voglio vedere le cose belle di Berserk, ok? Mostri e sangue, me li darete, vero? Io non ho capito sta cosa di alternare la CGI con i disegni a mano. Perché? È fastidiosissimo! Sono sicuro che ha ucciso quel coniglio solo perché era fatto in una CGI bruttissima. Gli faceva troppo schifo pure a lui e l'ha dovuto uccidere. Madonna, com'è brutto il modello di Gatsu, è proprio una cosa... È solo seduto, ed è una cosa inguardabile. Isidoro in CGI ricalcava lo stile di Miura, ci stava bene, ma perché hanno fatto Gatsu così? Cioè, proprio, è diverso da come lo fa Miura. Mostra tutta la parte del monaco. Ma che ha la figlia del monaco? Cioè, sembra... sembra che abbia visto un mostro, non lo so, cioè, che ha visto? Che sta guardando? Fa più paura dei mostri. Sembra un manichino senza vita, aiuto. Vedremo sicuramente delle mazzate, anche se si sta indugiando troppo sulla spada, cioè avrei voluto vederla subito. Questi banditi mercenari sono proprio brutti. Cioè, sono brutti di costituzione, ma sono brutti pure come sono realizzati. Ecco, tutta sta parte nel sogno è proprio bella. Lui che ricorda la squadra di falchi, i cinque della mano di Dio, cioè... Cazzo, guarda com'è bello! Perché non hanno animato tutto a mano? Mi sballottoli dall'animato a mano all'animato in CGI! Cozzano proprio questi due stili! Perché cazzo hanno fatto così? Siamo nella seconda parte della puntata. Gli scheletri. Dai, adesso ci stanno le mazzate. Adesso tiro fuori l'ammazzadraghi. Allora, io credo che in realtà abbiano fatto tutto in CGI perché il regista voleva divertirsi a girare delle scene completamente inutili attorno al personaggio con delle inquadrature stupidissime. Speravo che la spada portasse qualcosa in più, ma brutto, visivamente è brutto da vedere così. Vabbè, solita roba. Gli Ent se vogliono mangiare a tutti questi qua, cazzo. Lo fa fuori la spada. Lui non si può fermare, deve camminare anche sui morti. Il suo cammino, bla bla bla. I fantasmi gli rompono il cazzo. State zitto, lo so io che cosa sto facendo. Non ci avrei mai creduto, mi sono annoiato guardando Berserk. La ending è anche peggiore della opening. Ah, vabbè. Confermato, quindi incontrano subito Farnese e il suo esercito. Stop, non ci saranno altri mostri subito. Lost Children, affanculo. La preview non è che mi incoraggia così tanto a seguire il cartone, perché mi conferma che sarà la stessa merda di questo primo episodio. Che dire, ragazzi, io sono molto deluso. Mi aspettavo qualcosa di fico, qualcosa che avesse una grande intensità. Invece ci ritroviamo con una stronzata, un cartone bruttissimo da vedere. Ma dico io, se non siete capaci a fare CGI, non la fate! Mi aspettavo molto, ho avuto troppo poco, veramente non mi piace assolutamente. Bocciato su tutti i fronti, non si salva niente. Non mi piace il fatto che abbiano introdotto Gatsu in questo modo, perché potevano tranquillamente ricalcare il manga, dove affronta dei mostri e attraverso quelle battaglie esce fuori il suo carattere. Qui invece l'hanno mostrato come uno che spara delle cazzate enormi, dice no, io posso camminare anche sui morti, però si intristisce se una ragazzina muore per colpa sua. L'hanno fatto diventare tsundere praticamente. Io penso che in questo momento
noi ci stiamo facendo il fegato amaro mentre Miura sta ridendo proprio con una grassa risata, mettendosi in tasca tutti i soldi che ha guadagnato finora e tutti quelli che guadagnerà anche grazie a questa merda televisiva, e continuerà a giocare ad Idolmaster tranquillamente. Vorrei dirvi qualcosa, ma mi sento così sfiduciato che mi mancano le parole. Proprio non... E va bene così.